Signor Generale, un 4 e 6 di novembre ricchi di, comunque di eventi. Sì, penso che la ricorrenza meriti questi eventi. E li abbiamo organizzati già da tempo, ci siamo riuniti con tutte le forze armate e con tutti gli esponenti delle, degli enti locali e delle varie, degli uffici scolastici che hanno dato veramente un'adesione straordinaria e veramente calorosa. Mi piace ricordare soprattutto quello sulle scuole. Che le... Le conferenze che sono state organizzate negli istituti scolastici regionali sono state veramente tante, quasi che non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste. Quindi c'è una grande attenzione del mondo scolastico a questa realtà, qual è proprio quella delle forze armate. Quindi siamo veramente molto soddisfatti di questo. Speriamo che ci sia una buona risposta, una buona risposta da parte della popolazione regina, dei cittadini. Noi li aspettiamo numerosi veramente sul lungomare, questo splendido lungomare, forse il più bello d'Italia, anzi certamente più bello d'Italia. Ecco, gli eventi si svolgeranno uh, diciamo, in tutta la città sul, 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 sul corso Garibaldi, via Marina e poi c'è anche un evento che è quello del concerto che è stato, è stato più, volto, più volte sottolineato. Del, abbiamo due concerti, uno quello che ha illustrato l'assessore Lamberti che veramente ci riempie di orgoglio perché è un momento certamente molto significativo nell'ambito di queste due giornate, poi c'è quello diciamo, un pochino più leggero se possiamo eh, utilizzarlo questo aggettivo che è quello della fanfara del reggimento eh, bersaglieri di Trapani che eh, quest'anno farà da cornice a tutti gli eventi. Veramente, penso che sarà, se il tempo ci assiste, sarà veramente una bella giornata. Grazie, signor Generale.